Adesso parliamo d'altro, parliamo di una storia triste, anzi del tristissimo epilogo di una storia bella. La storia di un signore veronese volontario che aveva deciso di fare una lunghissima pedalata fino alla Norvegia e ritorno per essere testimonial. Insomma, un viaggio, un tour importante che si è concluso drammaticamente. Questo signore, quest'uomo l'avevamo intervistato, Alice Cristiano l'aveva fatto pochi giorni prima della sua partenza. Sentite. E mi piace andare in solitudine e visitare posti nuovi. Stanno invece di fare la Svezia, fa la Norvegia. Quanti chilometri saranno? Penso che sia sui 18.000. Allora, buon viaggio. Grazie. Parlava così Gerrino Martinelli, in arte Vaccasacan, alla vigilia della partenza in bicicletta che l'avrebbe portato da Verona alla Norvegia, andata e ritorno. Un viaggio di quelli che piacevano a lui, in solitaria. Solo un computer per comunicare via Facebook gli sviluppi della sua ultima impresa. Un'impresa che è finita tragicamente in Spagna. Era da mercoledì che la sua pagina sul social network restava muta. E oggi la notizia, gli uomini della Guardia Nazionale Civile l'hanno trovato senza vita. Secondo un primo esame medico sarebbe morto. Morto in Spagna, stroncato da un malore. Guerrino Martinelli, Vaccasacan per tutti, da anni era il suo grido di battaglia. Aveva 69 anni, era in pensione, aveva abbracciato la bicicletta. Era partito il 26 aprile, una pedalata internazionale per portare oltre confine il nome dell'Associazione Italiana contro le Leucemie e della Ronda della Carità. La ronda che ora piange il suo emissario con un messaggio, sempre su Facebook, a nome del suo vicepresidente. E tanti sono quelli che si accodano a questo dolore, tutti quelli che prima delle ricerche, passate anche per chi l'ha visto, avevano sperato di vederlo ritornare sulla sua bicicletta. Così non è stato, e se di consolazione se ne può trovare uno, per quanto inutile, si può dire che almeno lui, Vaccasacan, è morto come gli piaceva vivere, in bicicletta, da solo, a conoscere il mondo.